Signori e signori, diamo il benvenuto dopo, credo, due anni, mi sa, a Cristian Marchi. Ciao Cristian. Ciao belli, ciao Conte e ciao belli come aggettivo chi ci sta ascoltando. Ogni volta che dico, guardate che arriva Cristian a trovarci in radio, ci sono le donne che si hanno... bagnano. No, proprio gli occhi a cuoricino. Guarda che poi ci credo. Ma non solo le donne, ma quello che è essere, quando lo annuncio anche agli amici, dicono, oh, io non ho mai incontrato una persona così eccezionale, straordinaria. Magari. Però tu te lo sei mai domandato il motivo di questa tua fantastica empatia? No, io guarda, io ti dico una cosa, sono super mega tranquillo e mi ritengo una persona risolta, quindi non ho invidia e ho proprio piacere quando vedo che gli amici stanno bene, lavorano e siamo tutti in salute. Quindi un approccio un po' zen, insomma. Sono altruista. Oh. Quando è che hai incominciato questo nuovo progetto, quello che stiamo per sentire? Ah, questo nuovo progetto l'abbiamo cominciato durante la quarantena, e ovviamente con l'idea di fare qualcosa che fosse divertente e, diciamo, un inno alla tanto amata e desiderata e anche meritata movida. In questo caso siamo partiti dalla base, base, perché volevamo un sound che fosse qualcosa che ti ricordasse un sacco di dischi degli anni 90, un sacco dei dischi degli anni 80 e fosse, diciamo, immediato. Quindi siamo partiti da lì per poi arrivare a fare il vocal con Maxi e è uscita Shout It Out. Secondo me fa saltellare, Daniele. È un disco che fa far festa, no? Che fa, ci piace. Fa festa, fa festa. L'hai provato un po', finalmente? Sì, guarda, devo dire un paio di volte, perché ho fatto due date, ma reaction strepitosa. C'è da dire, sarà anche che ormai collabori da diverso tempo con delle persone che ti affiancano, sia a livello musicale e tutto quanto, però c'è la tua firma. Cioè, quando senti il pezzo dici, è Cristian Marchi. Sì, uno ci vuole. Uno dei pochi che ha questa cosa, che è il suono Cristian Marchi. Sai, c'è uno dei pochi, sai, ti dico, Rocco Siffredi ha una la minchia. Nel mio caso c'è quella roba lì che è il basso in levare, però okay. Lui ha altro in levare, dicevi, Rocco, no? Hai ricominciato. Sì, ho già ricominciato due weekend fa a Chieti, mentre lo scorso sabato notte ero in Puglia, Gallipoli, al Praia, evento che poi lì in Puglia, vedi, sono più fortunati perché è una zona decisamente off rispetto al Covid e quindi lì le feste si possono fare, no? Sì, la regolamentazione è molto diversa. Più aperta. Sì, è molto più aperta e poi, tra l'altro, la regolamentazione prevede che là il distanziamento, come da noi, prevede che in pista i ragazzi debbano stare a un metro di distanza l'uno dall'altro, mentre là il metro di distanza è stabilito in base alla capienza. Quindi se tu fai una riduzione di capienza dell'X%, è già un distanziamento per loro. Perché l'Italia in questo caso è diversa a seconda delle regioni. Assolutamente sì. Quindi se tu vieni a ballare, diciamo così, nel nord Italia, c'è l'obbligo del metro di distanziamento, sicuramente in Veneto, in Lombardia non ne parliamo, eccetera eccetera. Invece in Puglia, dove il coronavirus, abbiamo detto, non c'è praticamente stato, lì basta ridurre la capienza del locale, quindi meno gente. Funziona così. Assolutamente sì, quello è già una riduzione di capienza, quindi le persone che ovviamente non si sono andate a leggere il regolamento magari hanno provato un po' di odio nei miei confronti quando hanno visto la foto che ho postato sul mio profilo Instagram di ieri con diciamo come trofeo di guerra della come facciamo noi DJ, certo, ovviamente, no? Il trofeo che sono figo. Sì, beh, più che altro, sai, oggi se non comunichi sei totalmente escluso dal mondo, certo. E per me comunicare è fondamentale. Se io non comunico bene quello che faccio non ha senso neanche farlo. Quindi quello che avete visto si poteva fare, ecco, diciamolo. Era regola di legge. Il mio rapporto con la macchina è straordinario perché praticamente è la mia seconda casa, naturalmente dopo lo studio, e devo dire che, insomma, ci passo molte ore, faccio i miei 80.000 l'anno solitamente. Diciamo che post covid ne faremo, credo, un po' tutti noi più o meno meno della metà, credo, però di meno. Siamo speranzosi. Però per le distanze un po' più lontane ti sposti in aereo, quindi non fai viaggi chilometrici quelli con la macchina, no. Che uno dice vado portato e ritorno portato. No, nel senso che sopra le due ore di viaggio solitamente, o tre, dipende, se ci si arriva o col treno veloce o con l'aereo, usufruisco molto volentieri dei pubblici. Un'altra persona che secondo me sta affrontando una seconda vita e speriamo abbia risolto tutti quanti i suoi conflitti è un nome molto famoso. Un caro amico. Esatto, che è un caro amico di Cristian e anche un caro amico di Radio Company. Si chiama Matteo Cambi. Sì. So che lo stai aiutando a fare una cosa nuova molto figa. Sì, c'è questo progetto che poi, sai, molte volte le persone tendono sempre a
trovare del marcio in quello che uno comunica o che uno dice, ma in realtà non c'è nulla di marcio, nel senso che Matteo ha questa seconda possibilità, che è questo nuovo brand che si chiama Valvola Fashion, del quale indosso. Scusa, preciso io una cosa: Christian Marchi non prende un centesimo per fare questa cosa. Dobbiamo dirlo. No, vabbè, a parte che io ti dico la verità, io non sono non so se si nota, io non sono uno che pensa ai soldi, io faccio quello che mi piace, punto, ma non penso mai ai soldi. Quindi ti dico, questo lo faccio perché Matteo ha fatto questo brand Valvola Fashion, che è veramente per me fighissimo. Molto è bello. La sua seconda possibilità, secondo me una seconda possibilità non la si deve negare a nessuno, soprattutto a un amico. Matteo sta rilanciandosi con questo brand e spero di essergli d'aiuto. Come tutte le cose, magari un giorno potrebbe cambiare il mio rapporto col brand Valvola, ma ad oggi non c'è nessun tipo di accordo economico. Certo, chiaro. Ma però lo diciamo, anche perché è un bel progetto che state portando avanti. Sai che qua a Radio Company, a casa tua, conosci moltissimi di quelli che sono qui dentro. Solitamente è dittatura dove va in radio, non si può mettere. A volte non mettono neanche i miei dischi. Mi fanno le interviste, ma i miei dischi non li possono mettere. No, perché non sono perché in linea. Perché sono troppo belli. Quindi. Sai che a volte quando esce un disco ti dicono: com'è il disco? Ma troppo poco cantato, ok. Troppo poco italiano, ma sai, lì è sempre un troppo, non dicono è poco cantare, è sempre un troppo. Però il mondo della programmazione è sempre un mondo fantastico, però noi i tuoi dischi ci piace metterli, per cui vai tranquillo. Wow, Cristian, quando vuoi. Dopo, wow. Grazie Daniele Belli, grazie Cristian Marchi, grazie a Pascini, purtroppo ci è toccato lui in regia, ci tocca questo, grazie a tutto lo staff, ci ritroviamo domani con il Belli Conte Show. Yes, ciao a tutti. Ciao a tutti, grazie. Ciao.